Allora Mimmo, il periodo è particolare sia per il virus, per ora ultima gara interna col pubblico, sia per quanto riguarda la situazione di emergenza, infortuni che avete avuto e che avete ancora. Sì, è un periodo non facile, in effetti. Periodo che non ci saremmo mai immaginati. Oggi come oggi sicuramente l'emergenza virus è quello che dobbiamo far sì che passi il prima possibile, perché è un momento delicato, è un momento in cui tutti quanti dobbiamo essere ligi alle regole per far sì che questo momento possa passare il prima possibile. Ci mancherà il nostro pubblico, però è il momento in cui adesso tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo. Per quanto riguarda gli infortuni, speriamo al più presto, non a breve, di poter avere tutta la squadra al completo. Noi abbiamo deciso di concentrarci, quelle che siamo, e di fare il lavoro che abbiamo fatto stasera, mettere tutto in campo, cuore, cervello, voglia, e poi vediamo quello che accadrà. Ecco, vittoria mai in discussione questa sera, forse dopo il secondo periodo le ragazze si sono un po' rilassate. Ma non era in discussione perché siamo state anche brave noi a farlo, perché non è una partita molto molto complicata, si è raggiunta l'assenza di Mancinelli, quindi voglio dire, un'ulteriore difficoltà. Le ragazze prima della partita ci siamo guardati negli occhi come abbiamo fatto in tutta la settimana e abbiamo detto che bisognava superare questa ennesima difficoltà. Sono state bravissime, hanno messo tutto in campo, sono uscite stremate. Io di questo non posso che ringraziarle perché veramente hanno dimostrato un attaccamento e una dedizione incredibile e sono orgoglioso veramente di questo gruppo di ragazze. Ecco, prossima gara in Sardegna, Sassari, ovviamente una gara anche che va ad incastonarsi in questo contesto di giocatrici che non sono ancora a disposizione. Sì, sicuramente una gara difficile con una squadra che comunque anche lei ne è promossa ma con un roster importante, quindi loro saranno al completo, noi no, però ripeto, noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto stasera. L'ho detto a un tuo collega prima, ho chiesto alle ragazze di far sì che ogni volta che si torna nello spogliatoio ci sia la consapevolezza di aver dato il massimo. Se noi facciamo quello, se anche a Sassari daremo il massimo, metteremo tutto, cuore, testa, voglia, tutto quello che abbiamo in questo momento di difficoltà, poi se il risultato ci darà ragione o no, non importa. Sicuramente noi avremo fatto il nostro, che è la cosa più importante.